trasmissione con me. Come sempre, c'è Stefano Nava. Un saluto a te, Pier. Tutto pronto, aspettiamo solo il calcio d'inizio. Pronti a vivere le emozioni della sfida tra Juventus e Frosinone. Tutto è pronto per questo match che verrà impegnata alla Juventus. La loro posizione attuale in campionato li vede in lotta per il titolo, in linea con le aspettative di tutti i giocatori. Vedremo se ce la faranno a vincere le partite che restano, specialmente gli scontri diretti. Juve della storia per la serie di scudetti vinti di fila, non era mai accaduto in Italia. Che dire, Pier, bisogna solo togliersi il cappello davanti a un'impresa del genere. Tutto pronto, si parte. L'arbitro di questo match è Gianluca Del Tarano. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Dybala. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo è ovviamente fra gli osservatori speciali del match di oggi. Giocatore delle indubbie qualità, potrebbe rivelarsi un fattore per questa sfida, come spesso del resto gli capita. Uno con la sua classe è in grado di decidere il match con una giocata, un lampo improvviso. Vedremo se i difensori sapranno marcarlo a dovere. Palla in fallo laterale. Occhio al tiro. Parata facile per Szczęsny. Tiro molto centrale. Bentancur. Mandžukić. Il pronostico per questo match sembra tutto dalla parte della Juve. Andrà a finire così? Difficile che i loro avversari possano ottenere un risultato positivo oggi. Staremo a vedere. Bentancur. Mario Mandžukić. Dybala! E si sblocca, dunque il risultato. E c'è il gol di Dybala. Mamma che colpo! Ha colpito ancora Dybala. Che giocatore, Pier. Talento fuori dal comune. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Hanno provato a sfondare per vie centrali, ma sono stati fermati. Daniel Ciofani. Maiello. Ci sono metri a disposizione. Ciano. Crossa. Ottima la lettura difensiva. Prova CR7 sulla corsia. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Emre Can. Occhio alla Juve. Cristiano Ronaldo. E arriva la firma di CR7. L'hanno lasciato calciare indisturbato da due passi e non ha sbagliato. Pier, l'avresti probabilmente messa anche tu da lì, eh? La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Interrompono bene l'azione, allentando la pressione sulla difesa. Sfuma dunque l'azione d'attacco. Mario Mandžukić. E
efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. Pallone che è uscito, corner per la Juve. Il portiere senza problemi su una conclusione molto violenta. Ha visto partire la palla ma è stato bravo a non lasciarsi comunque ingannare dalla traiettoria del tiro. Errore di disimpegno col pallone che finisce in fallo laterale. Gol Daniga. Ronaldo. Attentissimo, situazione che era complicata. Dybala. Si contendono il controllo del pallone. Maiello. Si andrà avanti a giocare per altri 60 secondi. Arbitro che dice che può bastare per adesso, ovviamente. 2-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Questa prima frazione di gioco sta confermando i rapporti di forza. Proveranno con questo nuovo assetto a rimettersi in corsa in questa gara. Siamo pronti per la ripresa, la Juve fin qui avanti nel punteggio. Mandžukić. João Cancelo. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Maiello. Si ripartirà con il corner. Ha sprecato questa chance su calcio d'angolo con una conclusione finita lontana dai pali. Scuote la testa, sa che avrebbe potuto fare meglio e doveva farlo. Emre Can. Scipsa, con cui sono un buon pallone al centrocampo. Il tocco filtrante era per Cristiano Ronaldo. Emre Can. Daniel Ciofani. Bonucci. Bentancur. Emre Can. De Sciglio. Qui il difensore ha delle responsabilità, Stefano. Direi molte. Ottima la chiusura difensiva. Corner per la Juve, arrivano i saltatori. Distinto il difensore. Spazza via. Bonucci. Ottimo passaggio. Ottimo intervento senza fronzoli. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. La difesa spazza via il pallone. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. Grande recupero difensivo, situazione complicata. Costretto all'errore dal pressing avversario. Salta l'uomo. Khedira. Può contare sull'aiuto dei compagni. Capisce tutto qui il difensore, recupera. Ciano. Daniel Ciofani.
pallone che torna in possesso degli avversari. Può far male da lì. Dybala non ha sbagliato. E con questo porta il suo bottino personale a 2 gol oggi. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. È una gara a senso unico questa ormai. Capuano. Sami Khedira. Occhio al contrasto. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Ariaudo. Buon recupero del pallone, possono ripartire. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Daniel Ciofani. Cerca la rete, tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. E anch'io sarei molto arrabbiato, abbastanza comprensibile. L'allenatore decide di cambiarne 2 in una volta sola. Bonucci. Si giocherà ancora per 2 minuti. Agli allenatori è parso un recupero tutto sommato giusto, non si è perso troppo tempo. Daniel Ciofani. L'arbitro fischia la fine. Vittoria e reti inviolate, un grande segnale di solidità. Beh, questa è la risposta più importante per un allenatore, che parte dalla difesa e oggi ha fatto veramente bene.